Ci troviamo a Roma, all'auditorium della Conciliazione, dove abbiamo appena assistito all'assemblea 2017 di Confcommercio. Tanti temi affrontati e anche qualche risposta data direttamente dal Ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda. Siamo con Augusto Patrignani, presidente di Confcommercio Cesenate. È appena finita l'assemblea 2017 di Confcommercio qui a Roma. Subito una prima buona notizia dal Ministro dello Sviluppo Calenda: non ci sarà un aumento dell'IVA quest'anno. Sì, è un'ottima notizia, perché l'aumento dell'IVA sarebbe stato una tegola disastrosa per già un'economia che sta arrancando nel paese. Quindi il ministro oggi ci ha assicurato che, avendo parlato con Gentiloni e Padovan, che sono quelli che poi decidono se applicare questa aliquota o meno, se aumentare questa aliquota, il fatto che non ci sarà questo aumento è veramente una notizia importantissima per il nostro paese. Si è parlato anche della Bolkestein, qui la questione è un po' più complicata, diciamo. Il ministro ha detto che comunque si interverrà sulle concessioni balneari. Qual è la sua opinione? Sì, si è parlato anche della Bolkestein e il ministro ha parlato in modo chiaro. In pratica ha detto che ha parlato in maniera pragmatica. Dal suo punto di vista dice: non è possibile che sui balneari si incassi solo 100 milioni all'anno, quando magari invece, quindi, viene un canone medio di 4.000 euro a stagione, e quindi questo lui lo ritiene una cosa ingiusta, cioè che bisognerebbe aumentare questi canoni. Però nello stesso tempo dice: è ingiusto che ci sia un bando pubblico e non si possano portare a casa i soldi investiti nelle infrastrutture, e qui di nuovo si va nel pragmatismo. Diciamo così che ci sarà un punto di mediazione. Io credo che questa sia la strada giusta per portare a casa un risultato importante per le nostre imprese, che diversamente farebbero fatica a rimanere in piedi e stare in piedi sul mercato, insomma. Il presidente Sangalli ha chiesto un maggiore aiuto alle piccole e medie imprese, che sono il traino di questa economia italiana, che però ancora stenta a riprendersi. Com'è la situazione in particolare nel nostro territorio? Ma il presidente Sangalli oggi ha fatto un discorso veramente appassionato e come non l'avevo mai sentito, e ha tirato fuori le cose importanti e che credo che facciano riflettere la politica e devono far riflettere la politica. Il presidente nostro Sangalli punta molto sull'IRPEF, il ministro Calenda invece ci suggerisce di andare più sul discorso IMU indeducibile, che credo che tutte e due le cose siano importanti. Dal mio punto di vista, come imprenditore, credo che effettivamente sarebbe un risultato superiore mettere l'IMU indeducibile, oppure addirittura farla togliere, piuttosto che diminuire l'IRPEF. Però è chiaro che bisogna andare nella direzione di abbassare il peso fiscale sulle imprese, perché senza abbassare il fisco, senza abbassare le aliquote fiscali nel nostro paese, non andiamo da nessuna parte. Il ministro Calenda ha parlato di progetti a lunga scadenza, ha intimato alla calma. Certo che è difficile fare progetti a lunga scadenza, guardare così lontano in una situazione nella quale il governo sembra quasi uscente, insomma, le elezioni sembrano alle porte. Sì, è difficile, però credo che abbia ragione il ministro, cioè alcune situazioni non si possono assolutamente risolvere nell'arco di breve tempo. Ci vogliono progetti importanti a medio e lungo termine, ci vogliono anche delle soluzioni anche nel breve, però se non c'è una progettualità a lungo termine non ne usciamo, perché non si può cambiare tutti i giorni una regola perché mettiamo una toppa. Dobbiamo guardare al futuro e programmarlo. Roberto Vignatelli, presidente Confcommercio Forlì, soddisfatto delle risposte che ha portato oggi il ministro a questa assemblea? Sì, assolutamente, sono molto contento del fatto che sia stato ribadito che assolutamente l'IVA non venga aumentata, perché sarebbe stato veramente, come ha citato il nostro presidente nazionale, un gelo pazzesco su tutto il mercato, e quindi avrebbe punito ulteriormente i consumi e punito chi svolge il nostro lavoro. Che cosa manca per il rilancio dell'economia e dell'impresa, soprattutto anche nel nostro territorio? Che cosa chiedete al governo?
Noi abbiamo necessità di avere un fisco equo, che ci possa essere una ripresa dei consumi, che la popolazione possa riprendere ad avere l'approccio giusto a quello che sono la vita quotidiana e una tranquillità in tutto ciò che è anche il nostro lavoro e l'impegno di tutte le nostre forze economiche. Un altro tema caldo di questa giornata è stato il dibattito su Industria 4.0, che invece deve diventare Impresa 4.0. C'è stato un botta e risposta, diciamo, tra il ministro e il presidente Sangalli. Che cosa ne pensa? Beh, io ritengo che l'Industria 4.0 abbia un suo significato, ma Impresa 4.0 abbia ancora più significato, perché Impresa 4.0 significa che vengono coinvolte tutto il mondo del lavoro e non solo uno spicchio, ma tutto quello che è le esigenze della nostra nazione, che deve portare ricchezza, perché non esiste che un settore si può salvare e un altro no. Oggi siamo tutti sempre più legati e abbiamo necessità tutti di sviluppare il proprio mestiere, il proprio lavoro. IVA, e qui siamo al cuore, l'IVA non verrà aumentata, scusate. Scusate, siccome io sono il ministro dello sviluppo economico, che in questo paese per di più pure tecnico, per cui in questo paese non conto quasi niente, ve lo dico dopo aver parlato stamattina con il presidente del Consiglio Gentiloni e il ministro Padoan, che invece contano veramente. Ok? Signori, scherzi a parte, non vi voglio trattenere di più, il vostro Presidente vi ha detto tutto quello che andava detto e l'ha detto in maniera chiara, forte, l'abbiamo sentito, l'abbiamo condiviso, dove non l'ho condiviso lo dico, per esempio penso che c'hai ragione, l'IRPEF va abbassata, è chiaro che è la strada fondamentale, però ragazzi, allora vi faccio un esempio, provo a farlo concreto. Taglio minimo dell'IRPEF verso abolizione dell'IMU sugli immobili strumentali. Abolizione dell'IMU sugli immobili strumentali tutta la vita, signori. Perché l'intervento sull'IRPEF, a meno che tu non lo puoi fare enorme e a meno che tu non abbia una prospettiva positiva, non smuove i consumi di un millimetro, come abbiamo visto in quello che voi l'anno scorso avete contestato al Presidente del Consiglio. Ma scaricare di costi le imprese e renderle più efficienti in questo modo costa immensamente meno e può essere una cosa più concentrata che alleggerisce le imprese. Quindi io te la dico così, se devi scegliere fai la battaglia per l'IMU sugli immobili strumentali. Io poi provo a darti una mano, ammesso non concesso che agosto siamo tutti a casa a fare altro. Domani, cari amici, saremo ancora una grande forza popolare che non lascerà indietro nessuno, ma dalla quale dipenderà la qualità del lavoro, dell'impresa, dello sviluppo equilibrato di un paese più moderno, di un paese più giusto. Questa è la nostra storia, questa la nostra presenza, questo il nostro futuro, il futuro di tutti. Viva la Confcommercio, viva l'Italia! Grazie.